Ci vediamo, tu sei bellissimo. Se sono proprio bella, vedete? No, sei veramente scura, cioè, sarà che io sono più vicino, ce l'ho più davanti. Stai dritta. Ah, te lo sentite dire? Ah, grazie. Io sono un astronomico, Petro, okay. Ho visto il primo piano. Allora, vado. No, sì. Ciao ragazze. Subito vado. Ma la metti pure questa? Non lo so, vediamo. Vai, quanto è lungo? Pronta? Non te la sua sorella? No, penso, non lo so. No, aspetta, che sono vicini, sì, non posso vedere, non posso vedere. Pronta? No. Che faccia devo fare? Non male, come faccio la dita, ne continuo la prima volta? Questa non va bene. Ciao ragazze, oggi nuovo video. E questo è il tag che in teoria è il tag delle sorelle, ma visto che io non ho una sorella, mi sono appropriata di mia cugina. Lei è mia cugina, Marta. Non era molto convinta nel fare il video, ma alla fine l'ho convinta in modo tenero e carino ed è qui vicino a me. Allora, sono 16 domande. Io faccio le domande. No, aspetta, com'era? Io faccio le domande. No, noi ci facciamo le domande e lei risponde su di me e io rispondo su di lei. Chi inizia? Cioè, facciamo a saltello? Un po'. Leggi sempre tu le domande? Io leggo le domande e tu dici prima tu di me e poi io di te. Ok, allora, inizio. Nome? Giorgia. Marta. Età? Oddio, 22. 20. Descrivi l'altra in una parola. Determinata. Descrivi l'altra in una parola. Apatica. No! Sei un po' apatica, dai! No! Sei un po' il mondo mi va male, tutti ce l'hanno con me. Dipende, certe volte gli prende bene, è molto frizzante, altre volte no, è un po' apatica, tipo oggi. Tipo depressa, dai, no. Un gradino, due gradini sotto la depressione. No. Qualcuno vi scambia? No, ce vuole. Neanche un po', mai successo. Già solo per i capelli perché è riccissima. Cosa ti dà fastidio dell'altra? Stai attenta. Mi vendico. È vendicativa. Mi sono risposta da sola. E che appiccicosa. Mamma mia quanto è appiccicosa. Mi dà un bacino. È vero? Sì. Convieni. No, non perché studassi. Anche? Ma quello è anch'io, tranquillo. Litigate mai? Da piccole. Da piccole tanto, sì. Da piccole ce ne ha prese parecchie, mi sa. Però adesso no, difficilmente. La cosa migliore dell'altra? Oddio! Beh, che è sempre pronto a tirarti sul morale. Vorrei dire anch'io questo dilemma, purtroppo non ci riesco. Non mi viene facile da dire. La cosa migliore dell'altra... È più facile degli aspetti negativi, gli aspetti positivi di una persona. Mm. Oddio, qual è la cosa migliore? Ce l'ho tanto. Tipo? Però non mi viene un termine, cioè... C'è, lo so io che c'è. Io uno non ce l'ho. Qual è? Vabbè, però non posso dire. Dimmelo. Dai, magari dico sì, hai ragione, no? Non è abbastanza comprensiva. Cioè, con... No, ascolta molto. Cioè, se tu devi parlare, lei ti ascolta. Non ti dà consigli. No. Ascolta, che è una cosa che io apprezzo, chi sa ascoltare lo apprezzo molto, però per chiedere consigli a lei, lasciate stare. Ve lo dico io, lasciate stare. Chi ci mette di più a prepararsi? Lei. Tecnicamente io, ma per quello che si trucca lei mettete, o per farsi i capelli, alla fine, cioè, tu non ti trucchi mai, cioè ti trucchi poco in confronto a quanto mi trucco io, hai i capelli già ricci, quindi che gli fai niente, però ci metti un po'. Un quarto d'ora? Eppure io ci metto un quarto d'ora. Allora, a posto. A truccarmi 10 minuti dei trucchi che faccio io di solito. I capelli non mi faccio, cioè, vado in giro così. Un quarto d'ora, pari. Non usciamo mai insieme. E tacchi o scarpe basse? Boh, te tacchi, che te metti? Tacchi, sì, uso anche i tacchi. Le scarpe basse, al massimo un po' di tacchetto così, quelle proprio... Al proprio messo le... Trasandate. Trasgressive. Pantaloni o vestito? Vestito, d'estate vestito. Pure pantaloni. Cioè, pantaloni e pantaloncini. Mm. Lei. Pantaloni tutti larghi o vestitini? Adesso sei in. Sono vestitino, secondo me è una maglietta che tu ti sei messa come vestito. No, è un pantaloncino. Ah, un pantaloncino. Vedi, però ti metti più pantaloni un po' tutti larghi, un po' così, no. Oppure le gonne, cioè i vestiti. D'estate solo vestitini. Solo vestitini. Ma tanto c'hai i pantaloni orribili, quelli a mezza gamba che ti accorciano. Quelli erano pantaloni. Vabbè, però non pantaloni. No, vabbè sì, vabbè, perché stanza, sennò avrei detto pantaloni. Animale preferito?
toscano. Ma che sono di parte? Tu non c'è, non ti piace, gli animali non ti piacciono particolarmente, mi sa. Mm. Forse il gatto, perché i cani fanno un po' paura, tipo Pepe te fa un po' paura. Però a livello affettivo, boh. Non c'è un animale preferito. Non c'è. Okay. Vedete che è una persona patica, cioè. genere di film preferito? Thriller. Investigativo. Sì. Gialli. Gialli, sì. E tu invece un po' pesanti, quei mattoni che ti arrivano qui, e tu fai oddio, che io non mi riguarderei mai. No? Sì. Esiste il genere mattone. Sì, il genere mattone. Blackberry o iPhone? iPhone, il mio non è catalogato. Ah, vabbè, tipo, non è proprio Blackberry. È un Samsung regalato, oltretutto, perché lei altrimenti non si sarebbe neanche comprato un telefono. Film preferito? Che ne so? Non lo so, neanche il tuo. Ah, io dico il mio, tu dici il tuo. Tu di il tuo. Ma io non ce l'ho uno adesso così da sparare. Non c'è un film che ti piace? Il mio è La vita è bella, il mio preferito in assoluto. Quello è un mattone. Oddio. Ah, l'ultimo film visto? Sì, il bagno turco ieri. Nasmanna, così ha detto, io non l'ho mai visto. E una cosa strana da che... Oddio. Che? C'è scritto, una cosa strana che mangiare, forse una cosa strana che mangi tu e una cosa strana che mangio io. Che mi piace a me, che a te fa schifo. Io mangio tutto sano e... Che tu sano? Dell'alto. Vabbè, che c'entro dopo io? Date voi a noi. Ok, allora. Tu che te mangi schifoso? Marshmallow. Buoni marshmallow. So io perché ti viene in mente marshmallow qua adesso. Perché prima gli parlavo del preservativo che si era trovato dentro la My Beauty Box di luglio, che è al marshmallow, è per quello che adesso dice marshmallow, però mi piacciono i marshmallow. Che ti mangi le schifose, non so. A te ti piacciono tutte le cose tipo fragolose, no? Io mi ricordo a te piacciono un sacco le cose fragolose. Ma da bambino! Ho capito quello, mi ricordo. La domenica mangiamo da nonna e mangiamo tutte le stesse cose, non è niente di schifoso, quindi. Non mi ricordo. Però i trulli non li faccio. Vabbè, ti bevi il latte? Sì. A me fa schifo quello. Ah, perché prima, oltretutto, abbiamo cercato di fare una panna cotta con i preparati della Cameo, cioè, senza panna, quindi tra qualche ora dovremmo vedere il risultato, ma in già... In effetti la panna cotta senza panna. È quello che cercavo di dirti prima, però non mi hai ascoltato. Poi, show TV preferito? Guarda poco di... Io te l'ho detto il mio primo, quei due che ti ho detto prima. Vabbè, mettiamo serie TV preferite. Ah... Allora, Blood, True Blood. Sì, vabbè, tu dove vivi? Cioè, io veramente un extraterrestre. True Blood e Pretty Little Liars. Bravo. Sì. E lei non guarda televisione, presumo? Poco. Cortesia per gli ospiti. Ti piace Cortesia per... Adesso stiamo guardando Cortesia per gli ospiti, quindi Cortesia per gli ospiti. Finito. Wow, c'è stato anche... No, però il problema di più ce l'ho. Sarà qualcosa della 7. Tipo Crozza, quelle cose così. No. Cioè, no. Che ti piace? Che studio? La pesantezza. Storia dell'arte. Quindi? Un programma? Discovery Channel, che ne no. So? No. Non c'è più Sky, mi sa poi. Un canale su Re 5. Cioè, un programma su Re 5. Esiste Re 5? Daverio. Passepartout. Guardate la F. Faccio pubblicità occulta. Stessa domanda fa Corrado quando fai video. Sei pubblicità occulta, uguale. Che ti guardi? La F. E che è? Canale 50 del digitale terrestre. Guardate il canale 50 del digitale terrestre. Passepartout. No, no, la F. E che è la F? È un canale. Scritto la F? Sì, della Feltrinelli. E che fanno? Documentari. Su cosa? Su viaggi, cose varie. Bella di Ricciacolò. Come si chiama qualcosa di Ricciacolò? Già si parla di... No, come si chiama? Alle fate del Kilimangiaro. Alle fate del Kilimangiaro. Poi ti piaceva. Appuntamento della domenica con tutta la famiglia a casa di nonna. E da un po' non facciamo più per quello. Vabbè, va, chiudo qui il video, che sennò continuiamo a parlare di la F, di digitale terrestre, eccetera. Avete notato, se sul labbro vedete una cosa strana, è che si è bruciata al sole in Grecia, perché lei non si mette la protezione solare, si ustiona sia il naso che le labbra, e non l'avevo mai visto una cosa del genere. E niente, quindi spero che il video vi abbia fatto passare questi non so quanti minuti in compagnia, forse 10, neanche troppo, ci ho messo anche poco, sei stata brava. Grazie. Io vi mando un bacione e alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. Aspetta un attimo.
perché? Perché così devo riscattagliarlo bene, perché se lo sacco subito non riesco a tagliarlo alla fine.